Nel 1965, mentre qualcuno aveva già chiuso il cielo in una stanza, aprì il Piper Club e la città divenne subito Roma Caput Disco. Roma Caput Disco, il film, prossimamente al cinema. Chissà. In quei meravigliosi anni Ottanta c'era molta più vita e trasgressione di oggi, se ci pensate, con la differenza che niente veniva portato al di fuori di certi luoghi, né veniva divulgato, come si fa oggi con tutti questi telefonini. È nata tanta di quell'Italia che poi dopo ha generato cultura vera e propria, la cultura della, per esempio, di tutta la dance italiana, che ha venduto milioni di copie in giro per il mondo. È nata in quegli anni, è nata in quei posti. E noi, prima che arrivasse la Sugar Hill Gang, a cavallo proprio della Sugar Hill Gang, noi rappavamo. Certo, non sapevamo manco si chiamasse rap. È un po' come quando Totò faceva Miss Mia Cara Miss, che già rappava e non lo sapeva, Celentano, Prison in Call Nance Nanciusol. Il Piper è stato il locale che si è inventato i DJ. Il locale in via Tagliamento è un locale nuovissimo, dove ci sono attaccati dei pezzi d'automobile dietro le cose, dove la musica è fortissima, per l'epoca è fortissima, perché c'erano ancora i night club a Roma. Quando girai a Lupo al Lupo, in realtà io non conoscevo mica il gergo di alcuni DJ che si scatenavano, me lo sono inventato io là al momento. Ma come? Voi siete portati al sacco a pelo? Ah, senza tetto!